È stato un consiglio comunale molto proficuo, utile, importante, è andata molto bene, perché noi abbiamo una maggioranza numericamente non forte, ma da ieri politicamente molto più solida. Un risultato importante di fronte a un tentativo legittimo ma politicamente grave del centrodestra di far cadere la giunta e soprattutto mettere in gravissima difficoltà la città, perché non volevano che venisse approvato il piano di riequilibrio, quindi hanno scommesso sul fallimento di Napoli. Questo tentativo grave del centrodestra è stato respinto. Però critiche sono arrivate anche da sinistra, da Vasquez, dagli altri. Sì, ma questo è un consiglio comunale molto plurale. Ci sta una parte della maggioranza iniziale che si è staccata, che ha deciso di fare un percorso autonomo. Noi nel immediato futuro, in vista del previsionale, sempre nell'ambito del consolidamento della maggioranza, lavoreremo con quella parte più responsabile, penso a SEL ma anche ad altri, e cercheremo con fatti concreti di dimostrare a chi ci ha lasciato che ha fatto un errore politico grave, anche perché ha abbandonato la maggioranza nel momento più difficile. Questo non si fa per chi fa un patto elettorale importante. Vorrei ricordare agli amici della sinistra che sono passati all'opposizione, che sono stati eletti in una lista civica agganciata al sindaco di Napoli, quindi a me è dispiaciuto questo aspetto, ma cercheremo di ragionare con tutti. Però sono molto soddisfatto per la tenuta della maggioranza, voglio congratularmi con il presidente Pasquino che ha fatto un lavoro veramente egregio ieri, una giornata difficile, una maggioranza politicamente molto solida che ci fa ben sperare per affrontare un autunno difficile, con un piano di riequilibrio approvato, un previsionale che sarà buono nelle condizioni date e per una città metropolitana che potrà contare su una maggioranza politica del Consiglio Comunale di Napoli molto forte. Okay. A proposito di Consiglio Metropolitano, ci sono già stati degli incontri tra gli esponenti del centrosinistra, ma anche il centrodestra si sta muovendo dopo. Lei ha parlato di errore politico, questo va al di là però per la città metropolitana. No, la città metropolitana bisogna scriverla tutti insieme, perché una riforma costituente non la può fare solo il centrosinistra. Io tra l'altro sono il sindaco scelto per legge della città metropolitana, quindi devo essere garante e lo sarò anche per il centrodestra. Il centrosinistra sta dimostrando di voler ripartire dalla città metropolitana, di voler essere unito e coeso. Il 12 agosto c'è un altro incontro, poi lo statuto bisogna scriverlo tutti insieme, quindi anche con il centrodestra, con le forze rappresentate. Anzi, secondo me in una fase costituente così importante bisogna anche parlare con chi non è in questo momento nei comuni, penso anche al Movimento a 5 Stelle e altri. Insomma, mi auguro che sia l'area metropolitana intera che partecipi a una riforma così importante. Parlerà con Renzi anche della città metropolitana il 14? Questa visita di Renzi poi è ancora molto così, tutta ancora da costruire. Vediamo che occasioni ci sarà per parlare. Io mi auguro che soprattutto ci sarà da firmare e da prendere impegno. Io ho mandato carte importanti, gliele ho mandate su Bagnoli, gliele mandiamo su altri punti strategici come le vele su cui stiamo lavorando, quindi io mi aspetto segnali concreti dal Presidente del Consiglio. Poi accanto ai segnali concreti c'è il dialogo che c'è sempre stato e mi auguro il 14 lui si trattenga un bel po' nella nostra città e ci sia possibilità di parlare di tanti argomenti di Napoli, dell'area metropolitana, di quello che stiamo facendo, di quello che vorremmo fare col governo, quindi insomma gli argomenti da trattare sono tanti. Di tutto il centro-sinistra dal PD con per la città metropolitana. Poi, come avrai visto, si sono levati dei distinguo forti. Questo che significa a tuo avviso? No, io non ho nulla da commentare. Questo è un tavolo che si sta facendo all'interno del centro-sinistra con i rappresentanti dei partiti, delle figure istituzionali, un tavolo che andrà avanti, c'è grande senso di responsabilità, poi è normale, l'ho anche detto, che ci sarà una dialettica, ci sarà un confronto, non è che se ti riunisci attorno a un tavolo vuol dire che le distanze immediatamente si accorciano, però è un segnale secondo me di grandissima novità e noi andiamo avanti in quella direzione, quindi ben venga il dialogo, ben venga il confronto, ma quello è un tavolo serio, non è un tavolo per una pizza e un bicchiere di vino. Sindaco, ai comitati per l'acqua, vuoi dire qualcosa? Sto vedendo. Sì, no, il fermento è giustificato per alcuni aspetti perché c'è un comportamento irresponsabile della Regione Campania che vorrebbe far entrare dalla finestra la privatizzazione dell'acqua che noi abbiamo
cacciato via accogliendo come unica grande città d'Italia il referendum dell'acqua pubblica. Li voglio tranquillizzare poi per la parte comune, che lo statuto non crea nessun rischio di cambiamento di questa scelta storica che confermiamo. Siamo disponibili anche a rivedere se ci sono degli aspetti che da un punto di vista interpretativo possono creare delle difficoltà. Rafforzeremo la governance, che sinora devo dire non è stata secondo me complessivamente all'altezza di una sfida così epocale, perché non c'è solo l'aspetto ideologico che noi sosteniamo, acqua pubblica, ma c'è anche una gestione di un'azienda speciale, difficoltà interpretative, economiche, c'è bisogno anche di una capacità di tenere un'azienda così importante, di rassegnare i lavoratori, di evitare che ci siano ricadute economiche su di loro. Quindi non è solo il tema acqua pubblica, che di per sé ci affascina ed è una pagina che noi abbiamo già scritto, quindi è inutile rimetterla in discussione. Semmai chiediamo alla Regione di non fare tentativi maldestri, e se del caso faremo anche azioni giudiziarie nei confronti, nelle sedi competenti, nei confronti della Regione, qualora intenda mettere in discussione, che non lo può manco fare perché è entrata in vigore la città metropolitana, il tema dell'acqua è competenza della città metropolitana, quindi vigileremo sui signori della Regione Caldoro e la Boccetta su quello che stanno facendo sull'acqua. Saremo la governance in che senso? Rafforzeremo. C'è Ferragosto, poi. A Ferragosto di solito. Ci saranno un rafforzamento, poi noi abbiamo adesso un regolamento. Legato anche la maggioranza, magari. No. Là noi poi abbiamo approvato, come voi ben sapete, siete conoscitori attenti dell'attività del Consiglio Comunale e della Giunta, c'è un nuovo regolamento, quindi comunque si farà una procedura pubblica. Io credo che c'è bisogno di una governance più forte, che non sia solo caratterizzata da un sostegno di per sé importantissimo sul tema dell'acqua pubblica, ma che sappia gestire un'azienda che fa tante cose, perché ricordiamoci che ABC non è solo il tema acqua pubblica, ABC è temi del sistema idrico, del ciclo delle acque, delle fognature, adesso c'è il problema del rapporto tra ABC e Consorzio San Giovanni, insomma c'è bisogno anche di persone che abbiano delle competenze specifiche, quindi manterremo il profilo di grande vicinanza al mondo associazionistico, dei comitati, anzi vogliamo aprire ancora di più a quel mondo soprattutto partenopeo e avere anche dentro persone che ci garantiscono una tenuta dell'azienda, perché questa è una sfida che non va vinta solo sul sì acqua pubblica, no acqua pubblica, ma anche dimostrare che l'azienda ditto speciale non procura poi dei disservizi o delle compressioni dei diritti dei lavoratori, quindi è un tema insomma molto delicato e molto complesso, una strada che non è ancora conclusa. Ma c'è il rischio anche che le tariffe aumentino? No, allo Stato non c'è questo rischio, però bisogna, ecco quello che dicevo prima, lavorare su una governance in grado di affrontare anche temi come questi. Sindaco, a proposito di aumenti, ieri l'assessore Palma ha spiegato che se chiusa la partita rendiconto si apre quella forse più delicata, il bilancio di previsione 2014, sì. E che l'ok della Corte dei Conti in buona sostanza vi induce, vi obbliga quasi a elevare le tariffe o alcune tariffe dei servizi a domanda. No, del previsionale ne parliamo nei prossimi giorni. Oggi abbiamo una serie di riunioni e stiamo valutando se confermare l'approvazione in giunta per il 28 agosto o addirittura anticipare l'approvazione del previsionale in giunta il 13 agosto. Quindi del previsionale ne parliamo la settimana prossima. No, non posso anticipare nulla. Sindaco, un'ultima domanda. Noi questa mattina, come stiamo facendo ultimamente, abbiamo documentato la situazione dei rifiuti in città, in particolare siamo stati in via dei tribunali, ma nel corso di queste settimane siamo state in diverse zone della città. Tornano i rifiuti in strada e i cittadini chiedono risposte, cose che stanno costruendo. Ma guardi, io sto girando anche io la città. Dire che tornano i rifiuti in città non è così. C'è stata una criticità e ci saranno sempre delle criticità. Nei giorni scorsi legati a un rallentamento degli STIR. C'è stato un problema che chi conosce bene le dinamiche transitorie di questa fase, che io ho più volte sottolineato come delicate, perché l'entrata in vigore della città metropolitana, che ci sarà il 1 gennaio, mette in fibrillazione le funzioni della provincia, quindi c'è un tema molto delicato che io ho segnalato in tempi non sospetti e bisogna vigilare. Ci sono anche dei comportamenti incivili, abbiamo fatto molto e molto pesanti in questi giorni, anche molto significative dal punto di vista sociale. Stiamo valutando che tipo di pubblicità dare a queste sanzioni che sono state elevate, le rafforzeremo, qui deve aumentare il livello di attenzione dei cittadini, non si può sversare la mattina e il pomeriggio, anche e soprattutto mi appello agli esercizi commerciali che abbiamo multato molto in questi giorni, alcuni ovviamente senza generalizzare, ma il tema della raccolta sta migliorando enormemente nelle ultime 48-72 ore, quindi non c'è nessuna emergenza rifiuti, nessun rischio rifiuti, anzi, più ci avviciniamo alla città metropolitana, più ci sarà un miglioramento complessivo a Napoli e negli altri comuni, perché abbiamo le idee molto chiare su come dover gestire la fase strutturale e impiantistica nei prossimi mesi. Quindi nessun rischio, i cittadini possono stare tranquilli, solo un appello a star più attenti, a non sversare
in alcuni orari, e poi ieri sono state anche date ulteriori risorse per investimenti ad Asia, ci sarà un miglioramento anche per lo spazzamento. E vorrei ricordare, lo dirò anche nei prossimi giorni, che abbiamo pagato tutti i soldi per il 35, le imprese stanno avendo ossigeno, compreso le partecipate, addirittura con i finanziati siamo arrivati ai tempi europei, siamo arrivati a maggio 2014, quindi il Comune ha rimesso in moto anche l'economia della città attraverso il pagamento dei creditori storici. Vorrei ricordare a tutti, soprattutto all'opposizione che ha cercato di non farci approvare il piano di riequilibrio, a farci cadere, che quando ci siamo insediati si pagava a 4 anni di distanza, oggi con i finanziati siamo arrivati già ai tempi europei, 90 giorni, gli altri il cronologico 1 anno e mezzo, a fine anno arriveremo a 90 giorni anche col cronologico. Questo è un risultato storico che Napoli non ha mai visto in 3 anni di difficoltà, quindi stiamo sulla strada giusta e speriamo col previsionale di dare delle buone notizie ai nostri concittadini, ma di questo ci aggiorneremo la settimana prossima. Grazie. Grazie.